tennis d'estate per un torneo open di alto valore. Da tutta la Sicilia in 134 hanno calcato i campi del Proietti Tennis Team di Gravina di Catania, che nell'arco di 3 settimane, dal 5 al 25 luglio, ha dato vita a uno dei 4 appuntamenti di questo 2020, che per le racchette è da poco ripartito a livello agonistico dopo il ritorno in campo per gli allenamenti a maggio. A inizio mese spazio a una competizione riservata agli under 10, 12 e 14, nella settimana appena lasciata alle spalle l'Open che ha visto in scena molti atleti di seconda categoria. Per tutta questa settimana già in campo i campionati siciliani under 16 e 18, validi come qualificazione ai campionati italiani, quindi dal 24 agosto sarà la volta di un altro Open. Hanno vinto entrambi 2-0 il catanese Danilo Vassallo e la palermitana Giulia Tedesco. Le finali di sabato scorso hanno portato in trionfo una racchetta che rappresenta una delle bandiere del team del tecnico nazionale Antonio Proietti. 6-2-6-3 il conto dei set sul siracusano e pari categoria la 2-5 Luciano Lombardo. Derby invece tutto interno alla TC Palermo 2 nella finale femminile, dove Giulia Tedesco ha superato Kartika Tavara Jasingham 6-2-6-1. Pronostico rispettato in tema di testa di serie sia per i finalisti che per i semifinalisti Alessio Arena, Carlo Gemelli, Alice Viglianisi e Giulia Paternò. Durante la premiazione l'intervento telefonico del presidente regionale della Federazione Italiana Tennis Gabriele Palpacelli, che ha portato i saluti del comitato complimentandosi con i vincitori, i partecipanti e con lo staff di Proietti per l'ottima organizzazione, la riuscita dell'evento e il dinamismo che contraddistingue da sempre il circolo presieduto da poco tempo dal giovane atleta Cristian Proietti. Lo abbiamo sentito proprio per l'occasione come i due vincitori che hanno espresso la loro felicità per il traguardo raggiunto. E ancora una volta questo circolo si pone indiscutibilmente ai vertici del tennis siciliano per la sua organizzazione, per il suo impegno e per tutto quello che riesce a trasmettere. Io desidero portare il saluto mio, tutto il comitato regionale, ai vincitori, ai finalisti, a tutti i partecipanti. Dopo il lockdown abbiamo avuto veramente un'ottima ripresa del nostro movimento e nella testimonianza di diversi tornei organizzati presso la struttura di Antonio, che hanno ospitato prima un torneo giovanile e poi questo torneo open, sempre con tanti iscritti. Quindi sono molto contento, rinnovo i miei saluti e i miei complimenti ad Antonio, a tutto il suo staff e ovviamente ai vincitori e ai finalisti di questa manifestazione. E un grande saluto a tutti i partecipanti a questa premiazione. Faccio i complimenti alla mia avversaria, è stato un match molto duro, però alla fine ho avuto la meglio io, anche se lei aveva vinto con me gli assoluti, quindi diciamo che è stata molto dura da battere, perché ci alleniamo insieme, ovviamente la partita è molto sentita, però è il tennis, una volta vince una volta vince l'altra. Nel 2020, questo è il primo torneo, è stato molto difficile ovviamente dopo due mesi e mezzo di stop, dai tornei anche un po' prima, e niente, sono contenta di aver vinto, mi sono trovata molto bene qui con i ragazzi, con il maestro Antonio. Mi hanno accolto molto bene e spero di tornare presto. Giulia Tedesco, a chi dedica la vittoria? Io dedico la vittoria a mia madre che è qui con me. All'inizio sono partito molto teso, d'altronde come il mio avversario, infatti eravamo tutti e due bloccati. Poi già a metà primo set mi sentivo molto più sciolto e sicuro nei colpi, quindi come andava andava, comunque già ero fiero di come stavo giocando. Il motivo d'orgoglio è aver vinto qui di fronte al tuo pubblico? Sì, intanto ringrazio sempre il mio maestro per il supporto e per quello che mi insegna ogni giorno, e poi soprattutto dedico a mio padre. È stato un torneo abbastanza duro, compreso diciamo l'avversario Lombardo che hai affrontato in finale. Sì, Luciano a parte un bravissimo ragazzo, ma anche un grande atleta, già lo conoscevo, abbiamo giocato anche la finale scorsa, so che dovevo stare in campo sempre concentrato perché non molla un punto, è veramente forte. E vi gratifica essere organizzatore di questa manifestazione? Sì, certo, sono veramente molto contento per aver organizzato questa manifestazione. Noi, come hai ben detto, ne organizziamo 4 l'anno di tornei open, ma organizziamo anche terza categoria, quarta categoria e anche qualche torneo under che per i giovani del nostro circolo fa sempre piacere. La ripresa è stata veramente dura, sono stati mesi, come ho già detto, duri, e stare a casa per noi sportivi non è mai facile, però ho visto veramente tantissima voglia di giocare che va addirittura oltre la voglia di fare punti per le classifiche. I punti per le classifiche sono stati accantonati e la voglia di giocare ha prevalso, e questo è
Da questo si nota il successo di questo torneo, che ha riscontrato ben circa 140 iscritti per quanto riguarda il singolare maschile e femminile. Questo è veramente importante, perché sta a significare che gli atleti amano veramente questo sport. Cristian Proietti, sei ancora tuttora un tennista ovviamente, però a te è stato dato un ruolo di responsabilità, che è quello di presidente di questa struttura, e però dall'altra parte tu continuerai a giocare. Allora, intanto parliamo del ruolo, diciamo questo ruolo manageriale che tu hai all'interno della struttura, e quali sono i tuoi prossimi appuntamenti in campo? Sono molto gratificato di avere questo ruolo, in quanto al mio 18° anno ho avuto l'onore da mio papà questo passaggio di consegne, diciamo. Ma diciamo che le mie mansioni finora le sto svolgendo con il massimo impegno e con tutto lo sforzo necessario e possibile. Però, come ben dicevi, faccio ancora il giocatore, per quel che si può dire, faccio l'atleta, continuo ad allenarmi. A breve avremo un altro torneo Open, uno dei quattro che dicevamo in precedenza, sarò iscritto in quello, ma ho una programmazione ben vasta che racchiude altri tornei Open nella zona siciliana. Per quanto riguarda qualche impegno internazionale? Sì, vorrei fare qualche torneo, magari ITF o Futures l'anno prossimo, magari quando ho un momento un po' più libero, sicuramente ci sarà modo per organizzarsi, mi farebbe tanto piacere, ne parlerò con il mio staff e ci sarà veramente modo per affrontarlo nel migliore dei modi possibili.